Mamma mia, ma mamma mia, quante allora, signori, ce la fate ancora? Ci siete ancora? Tutti sopravvissuti, sì. Signori, guardate, io dopo una serata di comicità, avete visto l'omino della Scala, avete visto il nostro monaco, Romeo Pastura, mi riservo un momento serio per me. Io dopo 25 anni di carriera, signori, ho scritto un libro che si intitola Sottovoce. È un libro CD, quindi c'è anche un CD di mie canzoni, 13 capitoli, 13 canzoni. Ad ogni capitolo corrisponde una canzone, costa 10 euro, potete chiedermelo, lo trovate dopo. Un momento per me di poesia, un momento alto, vi faccio una piccola lettura e solleviamo il livello culturale. E no, e adesso parlo io. Chi è? Signori, ma voi siete contenti di quest'Italia? Ma che cacchio vuole? Ho detto che devo rappresentare il mio libro. La prego, mi aiuti a toglierle. La prego, me le tolga. Ma prego. Quando io ho chiesto le vallette, la prego, non dicevo che dovevo... me le tolga. Aspetta. Signori, dalle vallette. Io sono separato e quindi... Perché non posso avere una moglie, non posso avere una donna e mi devo accontentare di un amico che mi svaletta? Ma questo è scemo, ascolta. Esco dalla doccia tutto nudo, mi guardo allo specchio e mi chiedo ma perché la natura a me mi ha dato il capello corto e a Rocco Siffredi ha fatto l'extension? Ma che ce ne frega? Abbiate pazienza, senta, stavo presentando... Perché io devo andare fino in Sardegna per conoscere il mio nuoro? Aspetti che questa la capiscono l'anno prossimo. Ma che suo nuoro? Allora, senta, sto presentando... Perché? Nella cucina ligure non usano la spezia. E perché? Se vado al mercato e rubo una cintura, mi fermo i passanti. Signori, ma se vado al mare a 20 miglia, quando cazzo ci arrivo? Io stavo presentando il mio libro CD che poi è disponibile, potete e fanno entrare. Io come fanno a far entrare questo è un mistero. Ogni volta. Benvenuti a Adam Calmon. Rivelazione. Buonasera a tutti, sono Adam Calmon. Vi attende una notte di grandi misteri. Prego. I migliori scienziati della Marina Militare Americana hanno fatto una scoperta davvero sensazionale. Quale? Hanno scoperto che i sub che vanno a immergersi a largo con la barca, sì? Si tuffano indietro per andare in mare, perché se si tuffassero in avanti rimarrebbero sulla barca. Allora, ascolti un attimo qua Jean-Louis David. Allora, io sto presentando il mio libro. Secondo alcuni esperti il sesso orale fa venire il cancro. Ah. E anche tutti gli altri segni zodiacali. Infatti io sono leone e in effetti... Allora, ascolti, per favore, è un momento di letteratura. Secondo medici esperti della medicina mondiale, il corpo umano sarebbe composto al 70% di acqua. Sì. Quindi Maurizio Costanzo è allagato? Ma che allagato? Senta... Voi non lo sapete? No. La polizia, lo Stato, i governi tentano di depistarci, ma tutti voi... Dovete sapere la verità, che la pianta dell'origano nasce e cresce con la foglia liscia e poi dopo che l'origano. Aspetta un attimo che qua gli viene un embolo a qualcuno. E poi dopo che l'origano, a lei qual è che la rigano in faccia con un cacciavite? Paolo Brosio. Sembra che si caga addosso, ogni volta mi... Prego, scusi. Paolo Brosio. Andando in bicicletta, sì? Ha visto la Madonna, eh. E poi ha rimesso il sellino. Sì, allora va, grazie, vada Adam. Abbiate pazienza, vi chiedo scusa. È disponibile, costa solo 10 euro. E allora dico io. Ma perché? Per sconfiggere il problema dello smog qua a Torino mettono il divieto di giocare a tombola. Perché? Perché ci inquina. Voi siete ambo coglioni, tu e quell'altro. Io sto presentando una cosa seria. E perché? Nei supermercati gli yogurt li mettono sempre nei piani alti. Perché? Perché hanno i fermenti attici. Ma questo è idiota. Ma in che Italia viviamo? Eh? Se tutti questi immigrati continuano a venire in Italia con i gommoni, si cancellerà il Mediterraneo.
E se poi, vengono coi temperoni? Che poi io conosco anche donne che vanno a letto con gli ex comunitari. Ma che ce ne frega? Una volta era così bello, andavi da una signora. Dove va? Dove va? E le dicevi, posso offrirle un caffè? E adesso vuoi un marocchino? Ma quello... Ma perché se vuole un cappuccino va con un frate? Allora, scusa! E poi basta con tutti questi cibi stranieri che non sappiamo neanche che cazzo ci mangiamo! Oh! L'altro giorno sono andato al Carrefour! Dove è andato? L'altro giorno all'S Lunga! No, hai detto il Carrefour, non sei l'altro capace a dire! L'altro giorno alla Auchan! Auchan, sei un Carrefour! Ascolti, ma lei gioca a baseball? No. Gioca a baseball! Questo è quello di prima! Gioca a baseball? No! E per questo non capisci la mazza! Bravo, certo, chi è? I parenti si è portato. Salutiamo la mamma di Massimo De Rosa. Basta con tutti questi cibi stranieri. Oh. L'altro giorno, alla COP, ho visto che vendevano il pandoro arabo. Signori, ma che cazzo è il pandoro arabo? Ma piano. È un pandoro che esce con lo zucchero a velo. Ciao. €10 costa, se lo volete, dopo lo trovate, ve lo autografo, così la fila... Cioè, è un mistero, siamo in un posto... Mica è arrivato l'ottavo nano, Adam Cadmolo. Da decine e decine di anni, centinaia di suoi fedeli in tutto il mondo continuano a comprare il suo santino con all'interno un pezzetto della sua tunica. Chi è? Stiamo parlando di Padre Pio. Padre Pio. Padre Pio, chi era veramente quest'uomo? Era forse un alieno? Ma soprattutto, quante cazzo di tuniche aveva? Ma che ce ne frega a noi? Vada avanti. Barbara D'Urso, quando si fa i cazzi suoi, che lavoro fa? Ma no, lo sappiamo, è un mistero che non... Non lo sappiamo. La donna si sveglia sbadigliando. L'uomo con un'erezione. Coincidenze? Ascolta, Citrullo, per favore, pianta di dirti. Avete mai notato che da quando la città di Troia è stata distrutta, tutte le sue abitanti si sono sparse un po' per tutta l'Italia? L'hanno notato, credo. Questo c'ha dei... Ma soprattutto, ecco, perché gli scienziati continuano a cercare insistentemente l'acqua su Marte quando all'esse lunga è in offerta? Va bene, grazie, vada. Signori, allora, il libro è vero, se volete lo trovate. Noi del Cap 41 vi salutiamo. Massimo De Rosa, eccolo qua. E poi Fabrizio Brignolo, eccolo qua. E Giancarlo Aiosa, eccolo qua! È stato con noi il grande Giampiero Peroni! A dopo! Ciao!